Allora, io direi di cominciare a avere un'infarinatura, prima di passare di parlare di messa a punto, di avere un'infarinatura per quanto riguarda la tecnica di tiro, indipendentemente dalla tipologia di arco. Poi alla fine la tecnica di tiro per quanto riguarda gli archi è praticamente uguale per tutti gli archi. Quindi anche dall'arco mongolo all'arco compound, alla fine non sono altro che dei vettori contrapposti in cui io ho una forte resistenza, una forte di trazione. Devo tenere insieme questa forza elastica potenziale che io ho a disposizione per scagliare la freccia. In effetti l'arco non è altro che un mezzo propulsivo che mi permette di lanciare questa freccia in modo il più possibile con precisione. Questo ovviamente, la precisione dipenderà molto dallo strumento. Non si può avere la stessa precisione che abbiamo col longbow, la stessa precisione che abbiamo col compound, perché entrano in gioco fattori costruttivi, fattori proprio insiti nello strumento che permettono da una parte una precisione maggiore. Però in effetti la tipologia di tecnica che dobbiamo attuare per ottenere il massimo della precisione che lo strumento ci consente, praticamente è la stessa. Quindi dobbiamo strutturare il nostro addestramento per ottenere il meglio possibile con la nostra tecnica. Qual è questa tecnica? La tecnica è quella che la forza, mi presti il tuo arco così lo faccio vedere, e lo monto il mio, se non è 50.000 lire. 38. Ecco, guardate. Qualsiasi tipologia che noi abbiamo di arco, alla fine tiro la corda, quindi tirando la corda e applicando una forza resistente, in questo punto poi vediamo perché c'è questo punto. Applicando questa forza, cosa attuiamo? Aumentiamo una forza elastica potenziale. Una forza elastica potenziale, grazie a queste molle, qui i flettenti sono delle molle, la corda è solo un mezzo per spingere poi la freccia, ma un mezzo assolutamente statico, quindi non dà niente in più per quanto riguarda la propulsione. Una volta raggiunto un certo punto che noi chiamiamo ancoraggio, a questo punto rilasciamo la corda e la corda, grazie all'energia elastica potenziale accumulata, spingerà la freccia verso il bersaglio. Tutto questo sembra semplice, ma è estremamente complicato. Estremamente complicato è rendere perfettibile questi movimenti. Non è solo una questione di strumento, ma è proprio una questione assolutamente di tecnica. Se io ho una buona tecnica, riesco ad ottenere una precisione, il massimo della precisione che l'arco, il tipo di arco mi consente. Ma è estremamente necessario che io abbia questa precisione, questa tecnica. Una buona tecnica mi permetterà di fare una buona messa a punto, cioè mettere insieme strumento, arco, frecce e arciere. Solo se io ho una buona tecnica posso fare una messa a punto. Se io non ho una buona tecnica, la messa a punto è ininfluente. Non solo è ininfluente, ma è caotica. Oggi mi funzionano bene le frecce 700, domani mi funzionano bene le frecce 400. Quindi ci possono essere tre spine di diversità, che vedremo questo spine come mai è così variabile, perché la mia tecnica non è consolidata. Ok? Ma approfondiamo molto bene questo argomento. Quindi è necessario avere, in qualunque tipo di arco, è assolutamente necessario avere una buona tecnica. Qual è il
dramma, il grosso problema che nasce da non poter applicare una cosa, voglio dire, che se io devo tirare un calcio di rigore non posso controllare tutti i miei singoli movimenti per mettere il pallone nell'angolino, dovrò mettere in atto, e lo spieghiamo bene, mettere in atto una serie di fattori psicomotori che mi fanno fare questo genere di cose. La stessa cosa vale per il baseball, la stessa cosa vale per la pallacanestro, vale per qualsiasi sport. Ma è molto semplice, in tutti gli sport esiste e si chiama propriocezione. Ha un nome, non è istinto, non esiste l'istinto nel tiro con l'arco. Esiste la propriocezione. La propriocezione è la facoltà di avere la percezione del proprio corpo nello spazio, di avere la percezione subconscia di cosa sta accadendo corpo-spazio. E si chiama, oltre che propriocezione, si chiama cinestesi. Ed esiste dappertutto. È una cosa altamente allenabile, dipende da molti fattori, anche fattori personali, cioè chi è più portato, chi è meno portato. Ed è interessantissimo perché anche involontariamente nel tiro con l'arco uno pensa all'arco olimpico, no? O all'arco compound, non so se avete mai tirato con l'arco olimpico o l'arco compound, uno pensa che il mirino posso effettuare una collimazione e quindi io ho una percezione notevolmente superiore che non, e lo vediamo, a fare il tiro istintivo. Non è affatto così, perché la propriocezione è notevolmente addestrata sia nell'arco compound che nel tiro istintivo, perché non esiste che nell'arco olimpico. In effetti non esiste il tiro collimato, il tiro collimato è un'invenzione di chi non ha capito che non esiste la collimazione. La collimazione non può esistere, perché io appena effettuo una collimazione perdo tutte le mie percezioni propriocettive delle catene cinetiche muscolari. Ho detto un parolone, ma in effetti è così. Io non posso, come non posso mirare mentre tiro la palla nel canestro, non lo posso fare, non posso mirare con nessun tipo di arco. Non esiste la mira per collimazione, ma non esiste neanche nel fucile a 10 metri nel pallino. Voi vi siete mai preoccupati di capire come Niccolò Campriani, lo conosciamo tutti, no? Come si spara col fucile ad aria compressa a 10 metri? Non l'avete mai visto? Sì, ho visto, sì. Ha una diotra con praticamente una V e un mirino sulla volata. La volata è dove esce il proiettile e la culatta c'è la diotra. Devono fare centro, perché poi lì sono decimi di punto, a 10 metri con un 10 che vale 4,5 mm, dove assolutamente non si vede. Vi posso assicurare che a 10 metri non si vedono le righe. Allora voi mi dovete spiegare com'è possibile che tutti i tiri vadano nel centro del bersaglio, pur avendo addirittura due mirini, quindi io posso effettuare una collimazione. Ma questa collimazione non è una vera e propria collimazione, è un tiro istintivo, propriocettivo, in cui io ho solo più precisione, perché ho più fattori che mi permettono di avere precisione. La stessa cosa vale, come insegnano i FIRG, no? Indico col dito e poi metto un filo a questo dito e ti dimostrano
che il filo va a finire nel centro del bersaglio. È vero, no? Più o meno così, no? Più o meno così. Effettivamente, effettivamente così. Ma io, se vogliamo, sto mirando, no? Sto indicando con un dito, quindi è la stessa identica cosa. Ovviamente poi tutte queste cose, sto dicendo stronzate? No, per adesso no. No, così interessante, no? Io penso, no, per mettere dei punti fissi, se no poi quando se parliamo poi interrompetemi se avete l'idea è diversa. Almeno io mi sono fatto questa idea qua perché non solo parlando di arco, no, ma mi sono preoccupato anche di intervistare, per così dire, tiratori di pistola, ma anche di tiro dinamico, dove il tiro dinamico è il capostipite del tiro istintivo, perché non si mira, si spara a casaccio, ma è come se si facendo. Ragion per cui non è assolutamente sbagliato se avete sempre fatto in questo modo, e quindi la mira benissimo. Vedremo come facilitarla un po' di più. Perché facilitarla? Facilitarla un po' di più perché siamo immersi in uno sport, e dobbiamo sempre parlare in questo senso, no? Noi non è solo vedere il volo della freccia, non è solo il divertimento di tipo zen, no? Cioè, perché l'Ikebana è zen? Perché effettivamente piegare la carta, mettersi in questo modo a meditare mentre si costruiscono figure di carta è molto meditativo, è molto mentale. Non c'entra niente fare bene o male il bamboccio di carta, ma il fatto di meditare. La stessa cosa per il tiro con l'arco. Il tiro con l'arco è molto meditativo, ma d'altronde lo è anche il ciclismo, perché uno è lì che pedala, che guarda il mozzo di quello davanti e non fa altro che meditare, quindi potrebbe essere il zen anche quello. Noi invece stiamo parlando di uno sport, stiamo parlando di un problema da risolvere, che è quello di fare centro con una freccia, con due frecce, con tre frecce, con tutte le frecce che noi tiriamo devono andare nel centro. Quindi il problema che noi dobbiamo affrontare e risolvere è questo. Come fare a fare centro tutte le volte che tiro? Perché siamo qua per questo motivo, esclusivamente per questo motivo. Molto bene. Quindi, come fare a risolvere questo problema? Questo problema lo dobbiamo per forza risolvere, prima di tutto, innescando le tecniche corrette. Le tecniche corrette sono quelle che ci permettono di utilizzare la freccia in modo ripetitivo, avere un'azione ripetitiva, avere un'azione automatica e in modo tale che io riesco a fare sempre la stessa azione con controlli subconsci in modo da ottenere la precisione, più precisione possibile. E la vediamo. Quindi abbiamo già visto che la mira è un fattore esclusivamente mentale, non è con gli occhi che si mira, ma è solamente con la mente. Mi piace dire questa frase, anche se sta scritta su tutti i muri, l'abbiamo sentita e strasentita tantissime volte. Però in effetti è così, e ve lo voglio dimostrare velocemente. Il compound lo conoscete? Allora, sappiamo alla perfezione che... Aspetta un attimo qua. Devo montare il compound? No, assolutamente no. Voglio solo dare una spiegazione, no? Per rendere più forte quello che sto dicendo. Allora, per quanto ne possiamo capire di compound, poco tanto, sappiamo alla perfezione che il miglior modo per poter essere precisi col compound è avere, oltre ovviamente a tutti gli strumenti necessari, il rilascia sorpresa innescato da
la tensione dorsale. Quindi surprise release in back tension. L'avete già sentite, no, queste parole? Ok? Surprise release in back tension. Vuol dire che io sono in questa posizione col mio sgancio a pollice, a indice, non importa, o a rotazione, o a innesco di trazione, non importa con che tipo di sgancio io sono, ne possiamo poi parlare e vedere tutte le differenze. Io sono in questa posizione, ho la visette, quindi ho una piccola diotra qua, in cui traguardo la lente che mi ingrandirà anche il bersaglio, tra parentesi, con un bel pin, quindi visette, pin e lente che ingrandisce, ma la strategia migliore, dopo ovviamente con la tecnica giusta, la strategia migliore è quella del rilascio a sorpresa innescato dai muscoli dorsali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io non so se un rilascio a sorpresa, non so quando partirà la freccia, non lo so. Siccome non si può stare immobili durante il tiro, e ve lo garantisco, il pin a 18 metri, per esempio, dove il centro è 2 cm di diametro, quindi è grande esattamente così, a 18 metri, il pin entra e esce dal 10. Entra, esce, sono lì. Entra, esce, entra, esce, entra, esce. Ma poi le vedete su... Nessuno è immobile. Sempre nella stessa posizione. Entra, esce, non so quando partirà la freccia. A un certo punto la freccia parte. Ma non so quando parte. Eppure le frecce vanno tutte nel 10. E questo sta già a significare che c'è qualcosa dietro che fa funzionare tutto. Non è solamente appena il pin è nel 10 schiaccio il pulsante, perché così non funziona. E ve l'hanno detto tutti i compoundisti, o comunque chi pensa che schiacciando l'indice mentre il pin è nel centro è rovinato, perché ahimè il tempo necessario a decidere abbiamo già spostato sicuramente il nostro punto di mira. Invece ecco qua che effettivamente possiamo parlare di un fattore istintivo che pochi conoscono. L'essere umano, proprio per suo DNA, per sua costruzione progettuale, ha la facoltà in modo subconscio di mettere a zero due cerchi concentrici. Ha questa facoltà. Proprio per sua nascita, non grazie ad aver cacciato l'antilope 20.000 anni fa, no, è proprio in grado di farlo. Di mettere a zero, vuol dire mettere a zero due cerchi di contagio, vuol dire la precisione assoluta, e lo riesce a fare solamente in modo subconscio. Questo cosa vuol dire? Che le reti neuronali, quando io sono in questa posizione e il colpo parte, le reti neuronali hanno la possibilità, il tiro parte tra un centesimo e un due centesimo di secondo. Le reti neuronali normalmente lavorano da un 20 millesimo di secondo a un 50 millesimo di secondo. Non vanno alla velocità della luce, sono molto più lente, però comunque, e riescono a contrarre i muscoli molto prima, cioè all'interno di questo due centesimo di secondo, riescono ad avere contrazioni muscolari tali da aggiustare, a rendere preciso il tiro. Funziona così.